fosse sdegna. Ferma rilorge mia, nucchi ussunare. Fammi una carità, ferma p'nora, n'ora sola. E sona e va la diana dell'amore, e ferma nessuna canto l'immeia passione. Ma mentre io così a nenna steva di, a me passai lo sdegno e me venete amore. Buttiamo portone in terra, sempre con permesso e sua maestà. Dio guardi. Portiere, quanto tempo ci hai messo? La De Fonseca dove abita? Chi? Addostai casa Leonora De Fonseca. Volete dire la nobildonna Eleonora Pimentel De Fonseca? Sì, onna Leonora, non sta qui. Sì, eccellenza, stanco un po' al terzo piano. Siete voi Eleonora De Fonseca Pimentel? Sono io. Ma scusate, che volete da me? Vi rendete conto dell'ora? Dobbiamo perquisire la casa. Sappiamo che qui si nasconde un pericoloso nemico delle loro maestà, il re e la regina. Dio guardi! E chi sarebbe? L'avvocato Ferdinando Ferri, giacobino e spia dei francesi. Scommetto che non lo conoscete. Lo conosco, certo. È un giovane avvocato. Ma non è più a Napoli da parecchi anni. Voglio, andiamo! Buttiamo tutto sotto in gola! Dobbiamo trovare il giacobino! Fate pure. Ma l'avvocato Ferri non può essere nascosto in mezzo ai libri. Superiore, questo è scritto in francese. In francese? Ah, allora è sicuro. Ferri o sta qua o c'è stato. A dove parla francese, là si complotta contro il re. Voglio, cercate! Cercate buono! Cercate! Insomma, che cercate? L'avvocato Ferri o che cosa? Ho anche l'ordine di perquisire la casa. Certe volte gli avvocati Giacobbi possono scappare. Ma le tracce restano. Qua troverete soltanto libri.
dopo la morte di mio marito e di mio figlio. Vivo sola coi miei libri. E a dire che vostro marito era un ufficiale dell'esercito borbonico. Che sta parte? Zumpa tu, cancello, guardate là! Superiore, ma quella è un'altra proprietà. È un ordine da un re! E un re non fa mai abuso. Calma, vai giù. Mettetevi a andare. So chi siete. Donna Luisa San Felice. Io ho il massimo rispetto per voi e per la vostra casa. Ma non avevo altra scelta. Dovete perdonarmi. Ora vi lascerò. Ma sappiate che se voi vi metterete a gridare per cercare aiuto, per me sarà finita. Finirò sulla forca di sua maestà. Ora uscite da questa casa. Sono costretto a prolungare il fastidio della mia presenza per qualche minuto. Gli sbirri sono ancora troppo vicini. Quando va chiappetando, lo voglio impiccare con le mie stesse mani. A scoprire il giacone. Pensate che avranno l'ordine di cercarmi anche in casa vostra. In questo caso non approfitterei oltre. Mio marito è ufficiale del re. E gli sbirri non si permetterebbero mai. Capisco, capisco. Dove non esiste la legalità, i privilegi sono intoccabili. Voi state cercando appunto di approfittare dei nostri privilegi per sfuggire alla legge. Come vi ho detto, so chi siete. Anzi, conosco vostro marito. Penso che non avrebbe molto piacere di sapere che sua moglie ha salvato un giacobino. Perché io sono un repubblicano giacobino. E siete proprio sicuro di essere in salvo? Sì. Perché voi non mi denuncerete? Un momento, Marie. Grazie. Grazie per ora. Penso che ci vedremo ancora. State tranquilla, non sarà più qui. Ora vi lascio tranquilla. Soltanto vorrei pregarvi di una cosa. Sì, vi invitano ad assistere all'impiccagione, magari insieme alla corte.
rifiutate. Potrei essere io l'impiccato. Che avete? Vi sentite male? Tanto ne faccio neanche io. Marie, qua non è entrato nessuno. Tu non hai visto niente. Ma è la verità, signor. Io non ho visto nessuno. Ma state tranquilla, che ci penso io. In nome del re, Dio guardi, aprite! Arrabbiate, se no scassiamo la porta. Cerchiamo un Giacobbo. Che cosa? Una spia francese. E la venite a cercare qui, una spia francese? Dobbiamo perquisire la casa. Badate a quello che fate. Questa è la casa di Don Andrea San Felice. E Don Andrea è amico del re. Ringraziate a Dio che Don Andrea non c'è stato. I miei padroni sono di casa, Palazzo Reale. Ah... Ho fatto una semplice domanda. Sapete come si dice? Chi ha di manna non fa errore. Scusate. Buonanotte. Secondo me, donna Eleonora ci ha fatto fesso. Chi lo Giacobbe ci stava? Io non ho visto niente di sospetto. E poi lei a me come non porta. Abbasta che a fine mese ci corra la paga. Beh, questo pure è giusto. Quella è la cosa più importante. Marie, mio marito non deve sapere niente di quello che è successo stasera. E chissà che potrebbe pensare. E non vi preoccupate. E poi che da pensare? Quello il cavaliere pensa solo a giocare la notte. A fare i debiti. Eh sì, donna Luisa, scusate. Ma parola mia che mi si stringe il cuore a vedervi sempre così sola, così trascurata. Ma pure nel rione, lo dicono tutti quanti, che se uno tenesse una moglie come donna Luisa, non ci si dovrebbe staccare mai. Quando uno si sposa a 16 anni, crede a tutto. A quell'età che vuoi che si sappia del matrimonio. Dell'amore. Ormai non resta che pregare e confidarsi in Dio. È quella che mi ha sostenuta. Perché pure io sono stata sfortunata. Lo so, cara. Ma forse più di voi. Perché Issa mi voleva bene. Mi ero preparata pure il corredo. E una settimana prima mi sposavo, mare suo pigliaio. Io penso che noi due ci vogliamo bene perché siamo sole. O veramente sole. Che sei, donna Leonora? Ho riconosciuto la bussata. Scusatemi per l'ora, Luisa, ma era urgente, dovevo vedervi. Vostro marito è in casa? No, non è ancora rientrato, per fortuna. Ma non dovrebbe tardare. Io vorrei che vostro marito non venisse a sapere che sono stata qua. Di tutte le visite di questa sera, mio marito non dovrà sapere niente. Ecco, perciò sono qua.